giornata di soli derby, primo confronto nel nuovo girone per le squadre sarde di Serie D, in conoscenza con le compagini laziali, è subito notizie contraddittorie, qualcuna abbordabile, qualche altra si è mostrata immediatamente grossa squadra. Sentiamo il bilancio nel servizio, nel punto, curato da Alessandro Azzeni. Ancora una vittoria della Villa Cidrese e la squadra di Senigallesi a punteggio pieno. La formazione del medio campidano ha espugnato ieri il campo del Guidonia, una vittoria che porta la firma di Mancosu, autore del gol decisivo. La Villa Cidrese è l'unica compagine isolana che ha portato a casa i tre punti. Non è andato oltre il pareggio l'Arzachena, che con la Strea sotto i due gol è riuscita a raddrizzare il risultato. Un buon punto per la formazione di Gianni Mureddu, pareggio anche per il Calangianus con il Monte Rotondo. I galuresi sono passati in vantaggio con Cadenazzi, che dopo essere stato servito da Corona ha piazzato un tiro imprendibile. Il pareggio laziale è arrivato a pochi minuti dalla fine e lo ha realizzato Braglia, che ha approfittato di una indecisione della difesa del Calangianus. Pareggio anche per il Tavolara, che non ha saputo gestire il risultato. Due volte in vantaggio i galuresi sono stati sempre raggiunti. La prima rete è stata siglata da Borrozzu, 10 minuti dopo il pareggio dell'Ostia con Massella. Sempre nel primo tempo la rete di Casu, poi a 4 minuti dalla fine è arrivato il definitivo pareggio laziale. Lo ha firmato Valerio. Note dolenti per il Castelsardo, pesantemente sconfitto in casa dall'Isola Liri. Le tre reti sono arrivate nel secondo tempo. Doppietta di Caligurie e quindi la terza marcatura siglata da Mollo. Sconfitta anche per l'Alghero. Il Bassano Romano si è imposto 3-2. Di Enrico e Ted, le reti catalane.